altro voglio dire che ci sarà un traguardo importantissimo per te. Ah, il sogno, il sogno di una vita. Dillo tu. E di tutto il popolo. Io finalmente lo posso dire da qua, il 10 giugno 2023 sarò in concerto allo Stadio Maradona di Napoli. E noi verremo tutti. Grazie. Signore e signori, amici di Talk Conrad, un cordiale benvenuto ad Avorrado Parlati. Siamo con Franco Ricciardi. Buonasera. Ciao, salve. Franco. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, Franco, abbiamo ascoltato un giorno eccezionale ed è arrivata la notizia del concerto al Maradona. Sì. Come sono stati questi giorni? Giorni bellissimi, giorni pieni, giorni eccezionali. Eccoli, sono giorni eccezionali appunto. Perché la bella notizia, insomma, che ci ha dato Mara il primo giorno, che ci ha detto se volevamo realizzare la sigla per un programma, insomma, poi cult della RAI, insomma, il programma più alto che ha la RAI, insomma, una bella responsabilità, e noi l'abbiamo accolta veramente con immensa gioia, sia io che Andrea. E poi c'è stato un excursus di emozioni, il primo Arena, il 2 luglio, sold out, ne mettiamo un'altra, sold out. Grande notizia, mi arriva la proposta del Maradona Stadio. E lì è stato un momento di forte emozione, perché poi, insomma, arrivare lì al Maradona, che è un po' un punto d'arrivo però per me è questo punto d'arrivo che poi dopo diventa subito un punto di partenza. Arrivo, certo, e partenza subito, perché l'arrivo a me spaventa un po', che sembra arrivo, poi dopo, invece è giusto un arrivo per poi ripartire subito su un altro cammino. E niente, è bellissimo, insomma, arrivare al Maradona Stadio, dove siamo cresciuti, un po' tutti, insomma, siamo cresciuti con... Io sono cresciuto proprio con il mito Maradona, perché poi, essendo un po' più grandicello, il Maradona l'ho vissuto, il Maradona uomo. Mi ricordo a luglio pure, mi ricordo questa cosa, il 3-4 luglio del 1982, se non vado errato, quando è arrivato Maradona a Napoli. Mi ricordo benissimo questa cosa, era di giovedì pure, figurati cosa mi ricordo, era di giovedì, quando arrivò la notizia che Maradona stava qua. Allora ho vissuto proprio tutto il momento, e oggi cantare, arrivare nello stadio dedicato a lui, insomma, è una bella emozione, una forte emozione. E a Diego hai dedicato anche una bellissima canzone, sì, La mano di Dios. Esatto, La mano di Dios, ho fatto sto pezzo insieme a Ivan, mi ricordo questa cosa, nel disco Zoom, feci nel 2011, mi sembra, 2011, sì, nel 2011 abbiamo fatto questo pezzo, e lì è bello perché raccontiamo il Maradona uomo, no? Maradona calciatore, insomma. Certo. Si racconta l'uomo che ha dato tanto, però alla fine si è ritrovato anche solo. Insomma, un po' la storia che appartiene un po' a tutti, coloro che si vengono dalle difficoltà, perché quando arrivi dalle difficoltà puoi trovare nel cammino un bel po' di strada, un po' che si muove, però alla fine quando viene spianata te la godi, e lui è stato uno di quelli, insomma, che si è goduto fino alla fine. Assolutamente sì. I grandi successi del campione che è. Assolutamente sì. E nelle scalette dei tuoi concerti, una delle canzoni che non può mancare è sicuramente La verità, che ti ha portato anche ai due David di Donatello. Esatto. Com'è nata questa canzone? La verità nasce al di là... Abbiamo fatto questo pezzo non pensando al film, perché quella è stata presa in secondo momento. Questo pezzo lo abbiamo fatto in Rosario, inserito in un disco che era il disco Autobus. E niente, facemmo questo pezzo e pensammo a quando una persona arriva ad un punto che sa che sta arrivando qualcosa di brutto, che arriva. Allora in quel momento cosa pensa? E allora chiede redenzione, e per chiedere redenzione tu devi dire la verità, e quello abbiamo raccontato, quel punto, quando dice la canzone Big Evanie, ma vado là e vedi Evanie, certo. È quando arriva il male, che ti arriva e tu sei cosciente che sta arrivando il male, e abbiamo
voluto raccontare questi secondi, questi momenti che poi sono quelli più intensi. È venuta fuori questa cosa che poi è andata nel film dei Manetti, e dopo poco, insomma, abbiamo saputo, mi chiama Marco e mi dice: stai nella rosa dei candidati ai Davide Donatello. Incredibile, proprio, perché lasci immaginare. E siamo arrivati proprio con quello spirito, lo spirito di andare lì. La vittoria per me era già entrare nelle nomination, poi vincere lasci immaginare, insomma, però è stato bello perché ci stava, noi il non credo, il credo nella canzone, il non credo che vincessi, perché sa, dici, ci sono quelle produzioni, vidi, all'epoca c'era anche la produzione La Grande Bellezza, Erengar, certo, queste cose qua, allora io dicevo, sa, impossibile, insomma, che noi pensiamo che potessimo vincere. Invece è stato così tutto bello, tutto così limpido, chiaro. All'improvviso che la Parezza apre la busta e dice: vince la verità. Bella, hai capito? La botta subito, hai capito? Non è una botta che la previeni un po' prima, è stata così di getto. E anche nel secondo Davide di Donatello, perché secondo Davide ancora non credo, inteso, perché l'avevo preso 4 anni prima, ma entro di nuovo. Mai potevo pensare che vincessi il secondo Davide, che disse vabbè, perché poi anche lì c'era anche il grande Massimo Ranieri, c'era un bel po', dico, e io ti giuro, insomma, stavo ancora più tranquillo, perché dicevo, mica, insomma, non sarà, non facciamo il bis, pure per, capito? Quello, ma ti giuro, pensavo questo, e quando hanno detto Amori va la vita, io sono rimasto, mamma mia, guarda, il film che abbiamo fatto noi. E davanti a me, mi ricordo che c'era seduto alla fila davanti a me, c'era Massimo Ranieri. Io pensavo che fosse stato lui ad alzarsi. E io per un attimo dico la verità, passando da lui non ho fatto casino, ti dico la verità, perché mi sono sentito un po'. Però appena dopo la sua sedia, ha fatto, capito? Perché prima mi sentivo, perché sai, non mi piaceva esultare davanti a uno che stava in gara con me, come se io volessi dire, sa, ho vinto io, mi dà fastidio, ma perché poi ti lascio immaginare, grande icona, massimo rispetto, Massimo Ranieri. Allora, io vedo, non mi piaceva questa cosa. Però appena dopo la sua fila, perché io stavo una fila davanti, ho passato molto, poi appena sono passato, sono arrivato così sul palco, perché poi, insomma, la gioia c'è, però, insomma, bellissimo. Grande esperienza. E sono stati, possiamo dirlo, 2 giorni eccezionali. Grandi giorni eccezionali. Grande, tutto è eccezionale. Sì, la mia vita è stata eccezionale. Io sono contento, anche nei momenti brutti era eccezionale uguale. Franco, io ti ringrazio. Grazie a voi, viva la musica, che sia per voi sempre un giorno eccezionale.